ci troviamo a Sermoneta, in provincia di Latina, che è un borgo medievale più o meno. Sì, scriveremo bene sì, poi tutti i dati. Nel coso. È un posto molto bello, molto storico. Tranquillo, sì. Tranquillo soprattutto. Infatti parleremo a bassa voce perché... Sembra che qui la civiltà non siamo arrivati, nel No, senso... anche perché siamo circondati da case, se poi qualcuno si affaccia è la fine. Sì, esatto. È uno dei classici paesi dove la gente si conosce tutta, 5.000 abitanti massimi. Sì, no, molto veramente bello. C'è scritto 9.000 e qualcosa. Vabbè, 9.000. Vi faccio vedere il super paesaggio che c'è. Ma tanto comunque lo mettiamo anche vabbè. Nelle foto. Musica di tamburelli fino all'aurora, il soldato che tutta la notte ballò, vide tra la folla quella nera signora, vide che cercava lui e si spaventò. Salvami, salvami grande sovrano, fammi fuggire, fuggire di qua. Su questo posto sono che è molto faticoso camminarci perché è tutto in salita, pieno di sì, scale è vero. E cose del genere, però ne vale la pena. Sì, perché comunque è un posto cioè almeno in provincia di Latina è un posto non comune, cioè ci sono altri posti tipo Norma, altri posti simili come Norma, Sezze, che comunque hanno una forte storia medievale, però sì. Qui sembra tutto rimasto intatto a... sì. E poi naturalisticamente parlando, da un lato si ha tutto il paesaggio della città, delle città sottostanti, delle province, quindi Sermoneta, Scala, Latina, poi metteremo le foto, e invece dall'altro lato ci sono tutte le montagne, che è molto molto bello. Disperato ancora un po', ma prima o poi ripartirò e salirò, 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 salirò fra le rose di questo giardino. Salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un ricordo lontano. Salirò, 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 salirò tra le rose di questo giardino. Salirò, salirò, fino a quando sarò solamente un bambino. Lontano. Assaggiare, come detto il mio collega. Il mio collega. Le buonissime ciambelline di Norma. Di Sermoneta. Ma che cazzo dici? Prenderei tra le mie mani le tue mani e ti direi amore, in fondo non c'è niente da... Bentornati, ora come abbiamo detto prima facciamo la degustazione insieme a voi delle ciambelline. Queste sono le bellissime ciambelline. Ciambelline fatte con, si chiama ciambellina al vino, non so se avete mai assaggiato. Tipiche delle zone di montagna più o meno, tipici biscotti secchi delle zone di montagna fatte con vino. Comunque l'ingrediente particolare è il vino, perché c'è l'anice, gli dà quel sapore particolare e un po' di cannella. Così acculturato sei, mo? Sì. A me è un po' rotta. Queste sono piccoline, di solito sono molto molto grandi. Queste sono molto piccoline. Facciamole vedere. Alla vostra. Buon appetito. Buona. Ciao di nuovo a tutti. Ciao. Ci troviamo all'abbazia di Valvisciolo. Abbiamo gli occhi un po' chiusi perché abbiamo il sole, sì, contro. Questa sta vicino a Sermoneta. La chiesa, l'abbazia in realtà. Di un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri. Tutto qui. Niente. Ora vi salutiamo definitivamente. Ciao alla ciao. Prossima volta. Ciao ciao.